È tornato nella sua città di Castello Salvatore Totò Rossini, libero della Trentino Volley e medaglia d'argento olimpica a Rio nel 2016 con l'Ital Volley. Il classe 1986, nativo di Formia, ma tifernati d'adozione, è stato gradito ospite nel palazzetto che oltre un decennio fa lo ha visto emergere nell'Olimpo pallavolistico nazionale, mettendosi a disposizione della dirigenza e dello staff tecnico della IOB Italia, guidato da coach Marco Bartolini, ex vice allenatore proprio di Totò ai tempi del proscenio biancorosso. Mi fa molto piacere ritrovare Marco, ma anche tutti gli altri membri dello staff e i ragazzi, insomma, che c'erano anche quando è iniziata la mia avventura qui con la Serie A. E questa è una società, insomma, una struttura, un palazzetto, una città che merita quel tipo di palcoscenico, e questo garantisce anche ai ragazzi che ci sono qui oggi, insomma, di lavorare al meglio. Quindi io sono molto, molto contento di stare qua. Una stagione che per Rossini e la sua Trento è terminata con l'amaro in bocca dell'eliminazione nella semifinale scudetto per mano di Civitanova, poi campione d'Italia, e soprattutto con la sconfitta nella finalissima di Champions contro i polacchi dello Zaxa, guidati dal neotecnico della Sir Gerbic. Una stagione un po' amara, perché effettivamente è rimasto quella sensazione che potevamo fare qualcosa in più, e quella è poi sinceramente la peggiore, perché sembra che noi pensavamo, insomma, di poter fare meglio, e questa cosa non è andata giù né a noi né alla società, logicamente. È un peccato, è un peccato. E con il ritorno a Città di Castello per Rossini non poteva mancare un ricordo per il principe Andrea Ioan, capotifoso e figlio dello storico presidente Arveno, a cui è stato intitolato il palazzetto Tifernate nel 2011, poche settimane dopo la sua prematura scomparsa. Io ho avuto, diciamo, la fortuna sfortuna di conoscerlo poco, nel senso che fu proprio l'anno in cui ero qui che è successo il tutto. E un abbraccio sempre fortissimo alla famiglia, che comunque, nonostante tutto, ha conservato la passione che il principe aveva per la pallavolo, e penso sia una cosa che sarà indelebile.